Buongiorno a tutti, oggi inizieremo la giornata con il Barabba che ci spiega il bagno altamente tecnologico. Prego, Barabba-san. Questa grande meraviglia tecnologica del popolo giapponese è dotata di innumerevoli funzioni. Integra in tutti insieme lavandino, cesso, bidet per uomo, per donna, con le musichine, con i deodoranti. Questa qui è la stazione spaziale miniaturizzata in un E piccolo non hai detto bagno. la tavoletta riscaldata? Ah, la tavoletta riscaldata! È Guardate, vero. questo è il paradiso del Barabba, questo qui. Televendita doghe insieme? Io Sì, mi sento a sì. casa. Facciamo la televendita con le pentole anche. La bicicletta Compratelo, con cambio compratelo. Shimano a 15 rapporti. Sì. Il forno a microonde. Federa, Federa. Cioè, siamo tutti qua pronti per andare a prendere il loro primo Shinkansen. Manca solo Barabba che si è dimenticato di riportare la Federa giù. C'è scritto ovunque, Sì, c'è grande scritto, sono i cartelli, ma. Devo ammettere che io non l'avevo letto. Sì, vabbè, ma te, Ivan, lanci le bottiglie così a caso. E... Siete pronti? Cosa ne pensate di Kyoto allora? Bella, molto mi calda, mancherà. ma bellissima, molto bella, molto bella. E si mangia anche molto bene. Adesso andiamo a Tokyo, ragazzi. Ed ora cambia il volto del Giappone. Sarà il delirio. Un messaggio subliminale per la CMV a 100. A Kyoto il pattume lo fanno così. E poi nel giro di poche ore da quando lo mettono fuori è già sparito. Ce la possiamo fare anche noi, vero? È il Nirvana. Barabba che È ben assaggia una. distillato. Guarda, fammi vedere, inquadrala bene, Mostracelo. Guarda, Sette vitamine, sette Lifeguard. aminoacidi e Royal Jelly. Stai nascondendo il disegnino che. Sì, Ecco, bravo. è la bibita del Barabba questa qui. Guardate Coniglio fatto di bene il spine. coniglio fatto di. Esatto. Mentre io sto mangiando questa cosa non ben Era identificata. la più Però buona sembra che io buona. abbia mai Però gustato. stranamente è molto buona. Non so cosa ci sia, però è molto buona. Ivan sta raumando dentro la sua cosa. Io ho già fatto tutta Ben la preparazione. Siamo pronti per Cosa serve partire verso questo Tokyo. bello? Addio Cosa Kyoto! serve? La partenza di uno Shinkansen dalla stazione di Kyoto. Oh, vi sembra grande la stazione? Grandina, i nostri baldi giovani che provano di prendere un caffè in treno. È antiscemi, guardate. Io devo solo berlo. No, c'è lo zucchero e il Ah, e come vi sì. trovate Ah, su no, questo lasciamo treno ad alta stare. Io velocità? prendo molto comodo. Molto comodo. Siete addormentati perché uno non può farsi. Ecco, vedete davanti a noi c'è il Monte Fuji, ma anche a questo giro è tutto bello mascherato. C'è Ivan che prova di guardare molto deluso, c'è Daniele Barabani, anche lui qua dietro, ma Sì, si vede il pezzo che va su, però poi niente nessuno si Fuji, mi riscalda. spiace, c'è un altro Shinkansen, ma niente Quello lo Fuji. vedo bene. Peccato. È circa l'una, siamo arrivati alla stazione di Ueno a Tokyo. Come potete vedere è una città a strati. C'è una strada sopraelevata che è l'autostrada, le strade sotto, noi sopra che passeggiamo. Bel casino, vero? Bordello! Visto che siamo arrivati a Tokyo, ci stiamo godendo una passeggiata che c'è vento. Ivan è contentissimo. Finalmente un po' di aria. Si rinasce E vai. rispetto Il problema è che sta arrivando nei prossimi giorni, è atteso un tifone. Si chiama Tifone Alessandro. E ci dovrebbe colpire di notte, quindi diciamo che da domani sera fino a mercoledì mattina potrebbe arrivare sto tifone. Noi ce la Speriamo. dormiamo e fine, dai. Osservate la faccia del Barabba. Siamo dentro Estasiato. a un negozio di action figure. Po Luga, Kuroko no Basket, Dragon Ball Z. Anche Ivan è cioè, sorpreso. Dragon Ball, i Cavalieri dello Zodiaco. Bellissimo.
Questo qua è un mio amico, va giù di testa. Ci sono i petardi qua. Petardi giappi. Per festeggiare. Abbiamo abbandonato gli altri quattro che volevano andare assolutamente a vedere ancora altri parchi. E non sappiamo se li ritroveremo a sto giro, però, veramente. Ma noi non abbiamo problemi perché siamo dentro al Donkey. In un mondo fatato. Una signora sala giochi, vero? Siamo passati davanti a un Moe Caffè e Barabba voleva entrare. Barabba, tu volevi entrare in un Moe Caffè? Sì, che sarebbe stato molto carino. E cos'è che c'era in fila? Non sapevo. Dei personaggi strani. Dei personaggi strani, certo. Okay. Diciamo che qui non dicono niente a nessuno, in qualsiasi modo si veste, altro che i problemi che ci facciamo noi. Assolutamente. Questi sono i cosi dondolosi giapponesi, li vedete in vari formati, ma quello più inquietante è Godzilla. Il povero Godzilla è un po' inquietante. Per il resto è pieno di cosine che muovono la testa. 5 euro sono. Signori, noi stiamo perdendo la testa dentro al Donkey. Carne essiccata, cose strane essiccate. Noi, mangia, non lo so. Noi vorremmo provare di tutto, ma non so se rimarremo in vita. Stiamo cercando di mangiare questa cosa qui, non ben identificata, Barabba. Non sa cos'è. Io sono Cacchione, prego, aprite e divertitevi. Apre Barabba. Ah, dai, apri. Wow. Prendetene uno, provate, testi di assaggio. Non so da cosa sanno, però sono buoni. 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 Signori, io adesso proverò questa lattina non ben identificata. Non so se ne sopravviverò. Tra l'altro è mezzo litro, quindi ha un colore verdognolo. È gasatina. Il gusto non è male, non capisco cosa si sappia. Tutto poco identificato in Giappone, vi dicono. Oh mio Dio, è al gelato la vaniglia. Voglio sentirla. È al gelato la vaniglia, non ho parole. Non ho parole. In effetti c'è una ciliegina e un gelato. Qui ci sarà tè verde? Non lo so, basta. Soft map. Questo è il centro, proprio il cuore pulsante di Akihabara, questo. Siamo dentro al soft map e comunque c'è un'invasione di action figure che fanno veramente paura. C'è il Barabba che è emozionato, guardatelo. Stiamo testando il nuovo ventilatore della Dyson, che è un po' vecchio, però vedete, ci potete mettere dentro la mano che non succede nulla, però arriva fuori l'aria. Ecco l'incrocio di Shibuya, signori. Merda. Sì, ma non dobbiamo passare. Siamo a Shibuya, l'incrocio principale, quando stanno attraversando tutti i pedoni. È un qualche cosa di inconsueto, diciamo così. Voglio intervistare i maniaci delle foto. Ogni due metri si fermano per fare le foto alle insegne luminose. Ok? Dove? È un trip mentale, un trip mentale. Come avete potuto vedere, siamo in un Neko Caffè, i gatti si stanno divertendo, anche noi a quanto pare. Guarda, c'è Barabba che riprende anche lui. E questa è una vista esterna.
perché siamo all'ottavo piano di un palazzo di Shibuya. Ecco, questo è il posto dove siamo andati a mangiare questa sera. Ivan, come sempre, si strafoga di qualsiasi cosa. Questa cosa qua non so cosa sia, ma è devastante. Vedremo se sopravviviamo. Se domani vedete un video, è fatta.